Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente giro la morning routine, dato che me la richiedete sempre e quindi come tutte inizia con me a letto. E nulla, sto quindi aspettando la sveglia che di solito la metto alle 8 in questo periodo di sessione invernale. Ok, suona la sveglia, ovviamente mi rigiro un attimo nel letto e stacco il telefono, la prima cosa che faccio è controllo un attimo Instagram, i social, i messaggi, guardo un po' di cosettine e poi corro subito a fare colazione. Qui faccio un pancakes gigante alla zucca, io utilizzo sempre 60 grammi di farina, qui ho messo 40 grammi d'avena e 20 grammi di castagne, l'ho tutta sgranata bene, ho messo 150 ml di albume, queste sono le dosi giuste per me e viene il pancakes perfetto. Io utilizzo la ricetta di Delicious Breakfast su Instagram, vi lascio il suo profilo qua sotto e lì poi la vado a personalizzare in base ai miei gusti, però la ricetta è top. Aggiungo un pochino di cannella, aggiungo poi 60 grammi di frutta o quello che voglio, in questo caso zucca precotta, un pochino di bicarbonato e limone o 3 grammi di lievito istantaneo Pane Angeli per andare ad attuare la reazione e farlo diventare super soffice. Lo metto in un padellino con diametro da 14 cm coperchio, lo faccio cuocere, quando vedete le bolle al di sopra lo girate e lo cuocete per altri 3 minuti e dopo è prontissimo. Alla mattina mi sono andata ovviamente a fare un caffè, io come sempre uso la cialda della Cafitali, se non ho tempo, se no la moka. Sono andata a condire il mio pancakes con topping di zucca, sciroppo, maple syrup, insomma della My Protein e burro d'arachidi My Protein. Poi sono andata ovviamente a studiare a metà mattina, mi piace farmi un tè, quindi vado a scegliermi una delle tazze restanti. Vado a scaldare l'acqua in microonde per circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo, 3, insomma, intorno ai 2-3 minuti. E oggi scelgo questo tè, Viaggi in India, è un tè rosso se non sbaglio, se li trovate provateli ragazzi, hanno un profumo spaziale, un odore spaziale veramente, si vede che sono, non sono i tipici tè da supermercato, ma sono veramente top. Uso questo colino di Fitvia che mi inviarono un botto di tempo fa, non sponsorizzo Fitvia ragazzi, tranquilli, semplicemente mi inviarono questo colino, funziona molto bene, è un semplice colino e quindi lo continuo ad utilizzare senza problemi e nulla, quindi torno in camera mia, lascio in infuso per circa 5 minuti, poi tolgo e vi volevo mostrare la postazione studio, che è quello che faccio alla mattina e al pomeriggio in questa sessione invernale. Vedete tutti i miei libri, i miei evidenziatori, i miei colori, se vi interessa il metodo di studio ve lo lascio qua nelle schede, ho il mio PC dove guardo tutte le slide del professore. Intanto io mi bevo il mio tè che mi fa anche un bel calduccio, sempre con me la bottiglia d'acqua per idratarmi sempre, anche perché sapete che io non bevo troppo, quindi almeno mi ricordo di bere. E tengo sempre anche un burro cacao per tenere le labbra super idratate in questo periodo super super secco. Poi a un certo punto vado in bagno a cambiarmi perché vado a mangiare dai miei nonni o insomma se devo uscire di casa a fare qualche spesa, qualche commissione eccetera, quindi oggi ho optato per questo jeans a vita alta di Stradivarius, questa maglietta nera a collo alto e una felpina grigia super super calda, carina, corta, che così si vede tutto il jeans sotto, che mi piace molto. E poi vado a lavarmi ovviamente, inizio con i denti e quindi la prima cosa, poi vado con questo latte detergente tripla attiva fresh dell'Oreal, super cremoso, toglie i residui di trucco eccetera, quindi lo uso sera sera che la mattina per eventuali residui. Come sempre passo il mio toner pH Balance della Kiehl's andandola a tamponare perché è miracoloso. Utilizzo poi della Clinique la linea Pep Start sia come contorno occhi sia come crema idratante, questa è una bomba 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 di idratazione e la adoro nel periodo invernale. Mi raccomando, siate delicati e spalmatela anche nel collo. Vado a mettere le scarpe, mi vado a mettere la giacca, ragazzi, non mi trucco, vi lascio nel link un trucco da tutti i giorni, ma di solito nella sessione invernale, se vado fuori per un po', non tendo a truccarmi, quindi è una morning routine realistica. Di conseguenza non mi sono truccata neanche in questa. Mi sciolgo i capelli, se c'è molto freddo metto un cappello, se no
No, io non amo la sciarpa, ragazzi, vi dico la verità. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Io vi mando un grande bacio, mi raccomando, lasciate un pollice in su, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.